Bentrovati amici e amiche di Teleradio Padre Pio, nuova puntata di Fate questo in memoria di me. Continuiamo il nostro percorso davvero molto importante, il nostro studio. In quella che è la Costituzione della Sacra eh, Liturgia. Stiamo davvero parola per parola spiegando questa eh, Costituzione e naturalmente comprendendo me sempre meglio quello che eh, appunto i Padri Conciliari hanno stabilito. Lo abbiamo visto nelle scorse settimane e continuiamo anche in questa puntata, soprattutto su quelle che sono le norme di natura didattica e pastorale della Liturgia. Siamo arrivati, leggendo la Costituzione Sacrosantum Concilium, all'articolo 33 e da questo articolo comincia un'altra sezione, cioè di criteri con cui fare la riforma. Abbiamo visto finora i criteri che derivano dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia, adesso ci sono altri criteri che derivano... Dalla natura didattica e pastorale della liturgia. E l'articolo 33, che è il primo di questa serie, comincia col distinguere il significato della liturgia e il significato della catechesi, perché la liturgia non è principalmente il momento della catechesi, ma lo leggiamo. Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina. Tuttavia presenta anche un grande valore pedagogico per il popolo credente. Nella liturgia noi stiamo celebrando e celebrare significa glorificare Dio, dare gloria a Dio o ascoltare Dio che parla o essere santificati dall'azione. La celebrazione non è una lezione. Altro è la liturgia celebrata, altro è lo studio della liturgia. Altro è la Bibbia, la parola di Dio, meglio ancora, la parola di Dio ascoltata, altro è lo studio della Bibbia, della Sacra Scrittura. Però è chiaro che mentre noi celebriamo, ne deriva anche una, un grande valore catechetico, pedagogico, didattico. Perché il Concilio stesso dice nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e questa è una verità, ma è anche un evento, perché Dio parla al suo popolo. Certo, io posso leggere anche la Sacra Scrittura in camera mia, anzi devo leggerla. La lezione divina, peraltro, è una caratteristica dei monaci. Altro è però che io studio la Sacra Scrittura o leggo spiritualmente la Sacra Scrittura per conto mio altro invece quando io ascolto la parola di Dio viva nella liturgia, vedete io posso anche leggere un discorso del Papa sull'Osservatore Romano, che è il giornale del Vaticano, no? oppure su altri testi, però altro è che io lo leggo, altro è che io mi trovo lì mentre il Papa lo fa, quella è parola viva. Ora nella liturgia la parola di Dio, ma lo vedremo meglio in seguito, la parola di Dio che è letta dal libro, una volta che è proclamata diventa parola viva, diventa Dio che parla. Qual è l'evento? Però è chiaro che qualcosa me la dice. Quindi la liturgia, pur essendo celebrazione, ha anche un grande valore pedagogico e pastorale, dice qui. Il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Dunque c'è questo dialogo tra Dio e il popolo, ma è chiaro che il popolo deve ascoltare la voce di Dio e deve rispondere in maniera cosciente, comunitaria e personale insieme. Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nel ruolo di Cristo vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Vedete, le preghiere della Messa non sono mai dette al singolare. Il sacerdote non dice ti prego Signore. Ma dice, ti preghiamo Signore, ascolta le preghiere di questo popolo, noi proclamiamo, noi diciamo, noi, 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 noi è l'assemblea. Il sacerdote che celebra non è lui solo, mai. Ho presente il mosaico che c'è in Santa Pollinare, in classe, vicino a Ravenna. Nell'abside, sotto la croce, ci sarà la croce in mosaico. Poi c'è Apollinare, il Vescovo Apollinare vestito con la casula. E in quella casula ci sono 107, non l'ho contato io, l'ha qualcun altro, 107 api. Abbiamo domandato alla guida che significano quelle api nella casula. Sono i fedeli, mi ha risposto, sono i fedeli che si sono attaccati al Vescovo mentre passava nella processione d'ingresso. Dunque il Vescovo, celebrando, ha su di sé... Tutta l'assemblea, tutta la comunità, non è lui solo, è la Chiesa che prega. E allora è chiaro che i singoli fedeli devono capire e devono ascoltare e devono pregare. Infine, non c'è solo la parola, noi celebriamo con tutto il nostro essere. Celebriamo con l'udito innanzitutto, la fede viene dall'ascolto, celebriamo con la voce sia il parlare, il pregare, sia il cantare. Celebriamo con la vista, pensate i colori, no? verde, rosso, viola o bianco. Celebriamo anche col gusto, se anche quello si può dire, c'è certo vino da messa che è buonissimo. Celebriamo con l'odorato, pensate l'incenso. Nella tradizione orientale addirittura hanno... Un incenso diverso per ogni festa, cioè un profumo diverso. Abbiamo voluto comprare dell'incenso in Grecia, ad Atene, e l'arciprete della cattedrale di Atene ci ha detto che profumi volete. Abbiamo detto che profumi ci sono. C'è cioè incenso profumo di rose, incenso profumo di gelsomino, incenso profumo di nardo, incenso profumo di Anastasis. Anastasis significa risurrezione. C'è cioè appunto quello che usiamo a Pasqua, profumo di Gardenia. Allora, a Pasqua usano profumo di gardenia, a Pentecoste profumo di rosa, un altro giorno profumo di gelsomino, un altro giorno... A secondo l'odore che tu senti entrando in chiesa, entri nel clima della festa, che poi diventa con naturale. Dunque, noi celebriamo con tutti i sensi, oltre che con lo spirito, si capisce. Infine, i segni visibili, di cui la Sacra Liturgia si serve per significare le realtà invisibili, Vedete che la liturgia è stata descritta nell'articolo 7 come un grande sacramento. No? Nel sacramento c'è il segno e la realtà di cui è segno. La realtà è invisibile, è la grazia di Dio, l'opera di Dio che fa nelle anime. Però i segni esterni devono essere compresi anche. Perciò i segni esterni di cui la liturgia si serve per significare le realtà invisibili sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo quando si legge ciò che fu scritto a nostra istruzione, qui è una citazione di Paolo, Romani 15,4, ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, che la liturgia è un'azione, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. Pertanto, nell'attuazione della riforma si tenga conto delle seguenti norme generali. Qui non c'è la parola forte decretiamo, stabilisce, ma si tenga conto delle seguenti norme, e sono norme però. Dunque, lo scopo di questa riforma non è perché la sostanza della celebrazione cambia. La sostanza della celebrazione è l'azione invisibile, Dio che santifica l'uomo, l'uomo che glorifica Dio. Ma lo fa alla maniera umana e l'uomo è non soltanto spirito, è spirito e anche corpo. Anzi, arrivano le verità allo spirito passando attraverso il corpo. Il corpo diventa uno strumento, per, non un ostacolo. Attenzione, però bisogna. Filtrare tutto questo con la fede innanzitutto e poi anche con la comprensione dei segni. Dunque, perché si possa meglio percepire il significato e il valore di quello che noi compiamo, bisogna che la parola sia chiara, che i segni siano piuttosto chiari, in modo che il popolo partecipi coscientemente, come abbiamo detto. E cominciano queste norme. La prima norma. I riti, numero 34, i riti splendano per nobile semplicità. Una formulazione così semplice e così grandiosa: perché nobile semplicità? La semplicità di per sé è sempre nobile, quando però non diventa sciatteria. La, il lusso, lo sfarzo, non è semplicità può anche distrarre. Ora, in passato noi avevamo avuto tanto sfarzo nella liturgia e questo risale a, al IV secolo, se volete. Io ricordo, abbiamo usato ancora e si usano ancora certe... Pianete, o certi piviali del 1600-1700 tutti ricamati in oro, in seta, in pietre preziose, certe mitre, certi pastorali eh, solennissimi. Certo, sono segno della fede con cui sono stati fatti per celebrare questi santi misteri. È un po' il segno della. Gerusalemme celeste dove tutto è splendente, leggete l'Apocalisse, di oro, di pietre preziose, eccetera, eccetera, è vero, non c'è materiale che possa esaltare la grandezza di Dio, però tutto questo rischiava di attirare l'attenzione e distrarre da, dalla cosa più essenziale. Abbiamo visto invece dopo il concilio, ricordate con Papa Paolo VI, come si sono semplificati, o meglio, si sono resi più semplici, ma nello stesso tempo sono rimasti di una nobiltà. Non c'è bisogno di tanto sfarzo. Bisogna vedere anche come i paramenti, per esempio, i paramenti si portano, come sono tagliati e il taglio. Pensate alla casula. In origine era una casula, cioè una casa la, la chiesa che era addosso al vescovo, come abbiamo detto, di Apollinare, questa casula che era un mantello che copriva tutto, no? poi a, a poco a poco, per praticità romana tipica del, del rito romano, si è sempre più accorciata, ritagliata perché le mani potessero muoversi fino a diventare quella pianeta che sembra una specie della forma di chitarra, no? ricchissima d'accordo, però non è una veste, sembra uno scapolare. No? O, e adesso siamo ritornati alla casula. Beh, il taglio stesso ti dice che è una veste nobile, non c'è bisogno di che sia troppo ricca, certo, deve essere nobile questa semplicità. Gesù stesso ha voluto che nell'ultima cena ci fosse una sala preparata e addobbata con drappi con, al piano superiore, per gli ebrei significa piano superiore le stanze nobili, diciamo così, non, sotto ci stavano le stalle. No? E allora Gesù ha voluto una nobiltà per la celebrazione, ma era molto semplice. Questa semplicità che è attestata dagli atti degli Apostoli, celebravano, spezzavano il pane, dicono gli atti, atti 2 a 46, spezzavano il pane nelle case con letizia e semplicità di cuore. C'è questa semplicità che non deve essere offuscata dalla, dalla solennità. Anche qui abbiamo confuso il significato della parola solennità. Solennità per noi significa una cosa solenne, quindi con molte luci, molte candele, molti paramenti preziosi, eccetera. Non è questa la solennità. La solennità in, in origine, la parola solemnis, significa... Quod solet in annis, cioè una cosa che ogni anno si ripete. È la ripetitività che fa la solennità. Oggi la solennità è data dallo stesso concetto di celebrazione, la partecipazione del popolo dalla solennità. È più solenne quanto più è partecipata. Non è solenne perché un prete da solo ha una pianeta più preziosa. I riti splendano per nobile semplicità. Qui non tutti hanno il gusto, perché è questione di gusto avere, eh, realizzare una nobile semplicità, siano i riti, siano trasparenti per il fatto della loro brevità, che bella sta cosa della brevità, la preghiera deve essere breve, San Benedetto e io sono Benedettino e chi ha preparato questo conosceva bene San Benedetto. San Benedetto dice che la preghiera in comune, a parte la liturgia delle ore che è tutto stabilito, eccetera, ma la preghiera comunitaria dove possibile sia, attenzione, assolutamente breve e non sia prolungata se non sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Brevis et pura, questa è la cosa importante, siano trasparenti per il fatto della loro brevità. E questa tentazione di allungare le preghiere... Di allungare le parole, di moltiplicare le parole, che Gesù ci ha raccomandato di non moltiplicare le parole. No? Non fate come gli ebrei che pensano di essere ascoltati a furia di molte parole. Quando pregate, dite il Padre nostro è brevissimo, tutto sommato. No? Questa eh, mania di allungare le preghiere la troviamo anche nei sacramentari. Io trovo, per esempio, una formula di benedizione. Sto pensando alla consecratio virginum del sacramentario veronese. Che poi è stata allungata nel sacramentario gelasiano, nel sacramentario gregoriano. Adesso l'abbiamo riportata alla purezza originale, senza tutte quelle superfettazioni, si direbbe in termini architettonico, no. Siano trasparenti per il fatto della loro brevità e senza inutili ripetizioni. E quante ripetizioni c'erano nella liturgia? Quali ce ne sono ancora per la verità? Ma qui si dice inutili ripetizioni. Certo, se io penso alla ritenia dei santi, è tutta una ripetizione. Ora pronobis, ora pronobis, ora pronobis. Ma non sono inutili ripetizioni. Qualcuno dice sì, però se io dico a Dio ti amo e glielo ripeto più volte, è pure importante. Ma quella non è un'inutile ripetizione. No? Dimmelo ancora, dimmelo ancora. Però ci sono tante ripetizioni, per esempio, nella celebrazione eucaristica. Nella preghiera eucaristica, il canone romano, c'erano una trentina di segni di croce. Perché? Adesso il segno di croce è uno solo, no? Ma prima c'erano una trentina, ogni volta che si diceva una triade, eh, o eh, un segno di croce, accetta questa vittima santa, immacolata, c'era motivo, sono inutili ripetizioni. Se la riforma poi le ha tolte... Intanto li ha tolte perché nella prima edizione che noi troviamo del Canone Romano, nel sacramentario gelasiano, questi segni di croce non sono indicati. È una preghiera. E poi perché appunto bisogna evitare inutili ripetizioni. Siano i riti adattati alla capacità di comprensione dei fedeli. E qui capite perché alcuni segni sono stati. Eh, sono andati in disuso, diremmo così. Per esempio, ricordavo ieri l'uso della saliva, l'uso del sale. Alcuni segni sono incomprensibili oggi, o se non sono comprensibili in una regione e sono comprensibili in altra, perché adesso c'è il problema dell'adattamento, dove sono compresi allora si continuano ad usare, dove non sono compresi si tolgono e, allora, e dove invece ci sono dei segni che lì sono eloquenti si possono introdurre perché i segni devono essere adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, certo se i fedeli non sanno niente non ci sarà nessun segno adattato alla sua comprensione, ecco perché sentiremo parlare poi della catechesi biblica e liturgica, ne abbiano bisogno generalmente di molte spiegazioni. Ecco, se i segni sono chiari, non hanno bisogno di molte spiegazioni. E porto un esempio. Il battesimo: si fa, se si fa per immersione. Per seguire peraltro la teologia di Paolo nella lettera ai Romani, no? Non sapete che quanti siamo stati battezzati, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo stati sepolti con lui nella morte per risorgere con lui a vita immortale. Quindi fa pensare a un battesimo dove il battezzando. Entra nell'acqua, viene sommerso dall'acqua e poi esce dall'acqua. Evidentemente è un bagno, che significa la morte e la risurrezione. Ma tu ti fai il bagno vestito? Tu entri nell'acqua nudo e poi ti rivesti. Ti rivesti con la veste nuova, evidentemente pulita, non con quell'altro. Quindi se si fa così, c'è bisogno di dire adesso gli mettiamo la veste bianca? Lo rivestiamo. Se invece tu non fai il battesimo per immersione, ma lo fai versandogli tre gocce sulla testa, vestito era, vestito rimane, non si capisce poi perché gli deve mettere un'altra veste. Allora c'è bisogno di spiegazione. Ma se i segni fossero chiari, non ci dovrebbe essere bisogno di molte spiegazioni. Perché il rito di per sé è un gesto simbolico, è un gesto misterico. Basta conoscere qual è il mistero per capire il segno che lo manifesta. Ma questo è un lavoro difficile, perché poi dipende anche dalla cultura. E qui ci sarà l'altro problema. Dunque questa riforma voleva essere attuare quello che diceva già l'articolo 14 a proposito della partecipazione consapevole dei fedeli. Per aiutare la partecipazione consapevole bisogna pure, sì, formare, ma anche riformare in modo che sia più chiara la comprensione. Questi due articoli sono l'introduzione dell'aspetto pastorale e adesso passeremo, ma lo vedremo la prossima volta, al significato, al valore della sacra scrittura nella liturgia. E si conclude questa puntata davvero molto eh, importante, nella prossima come abbiamo ascoltato parleremo eh, di, quelle che, di quelle che sono, di quello che è la Bibbia e soprattutto sulla predicazione, perciò davvero una tematica ancora importante. Alla prossima settimana.